e Bagnoli in attacco. Ed eccolo qui il fenomeno, vale a dire Ronaldo, tanto atteso dai tifosi di Pisa, panca a strisce verticale nerazzurra. Partiti, Ronaldo che tocca il pallone, centrocampisti dell'Inter, eccolo qui Ronaldo, la sua accelerazione, prova la girata, ancora Ronaldo, deve uscire Infanti, ma Ronaldo segna, è gol ed è il primo gol di Ronaldo con la maglia dell'Inter. Eccolo qui, festeggiato Ronaldo al quinto minuto del primo tempo. L'Inter passa in vantaggio con Ronaldo, l'avevamo visto motivatissimo nel riscaldamento Ronaldo, ma rivediamo Ganz, la sua apertura per Ronaldo, l'accelerazione, esce il contrasto con Infanti e poi piazza, avete visto la sua accelerazione, ancora Ronaldo in agguato, indietro Cei, sinistro prevalentemente, Ronaldo, Ganz, Ronaldo, contrastato subito da Cristiani, lui in cabina di regia, Simeone, Ronaldo, eccolo qui, Ronaldo prova a girarsi, in appoggio il libero, ancora Ronaldo, prova l'accelerazione, grossa opportunità per pareggiare da Pierina, in mezzo, colpo di testa di Ronaldo, debole, Coppa Italia con la Pistoiese, 1-1 il risultato, in mezzo per Ronaldo, buono il suo numero, ancora Ronaldo, si gira bene, la sua accelerazione, attenzione Ronaldo, cerca Ganz, l'1-2, guardate Ronaldo, guardate la sua accelerazione, prima contrastato da Mascheretti, prova l'1-2 Ganz, ma c'è e riesce a Simoni, Ronaldo, parte il brasiliano, prova la conclusione, il suo tiro potente respinge, rivediamo, gran tiro, respinto con i pugni, seguiamo il calcio d'angolo, Ganz, colpo di testa di Ronaldo, devono spesso tornare a centrocampo per giocare qualche pallone, imposta Ronaldo, seguito come un'ombra da Stafico, Coe, Ronaldo, e ora Zelias, Ronaldo arrabbiatissimo, soprattutto insiste con Coe che si vede del Pisa, partono da lì, quindi Zelias adesso dovrebbe fare il portavoce, pressing ora all'Inter, Ronaldo, bello il suo controllo, l'accelerazione di Ronaldo, prova ad andare via Ronaldo, ancora Ronaldo, il suo esterno sinistro, pallone che sfiora il palo e quando parte il brasiliano sono dolori, eccolo qui, rivediamo Ronaldo, prima ci va Stafico, poi Mascheretti, prova a metterlo giù Mascheretti, poi Ronaldo si libera di Stafico, il suo esterno sinistro, pallone che lambisce il palo, rivediamo la sua incursione, la penetrazione di Ronaldo, qui Simeone, ancora Ronaldo, Simeone, Ronaldo, il tunnel, i danni di Cristiani, Coe, Ronaldo, Zelias, Ronaldo, porta il pallone fuori Ronaldo, rimessa in gioco in favore, grande Pagliuca, parte ora l'Inter, Ronaldo, Coe, ora Coe, Ronaldo, prova Ganz, poi Simeone, per Ronaldo, buona opportunità, attenzione il brasiliano entra in area ad intervenire, buona opportunità per Ronaldo, Ganz dalla bandierina, 11 corner per l'Inter, compresi Mezzano e Galante in difesa, apertura per Barbini, pressing di Ronaldo, eccolo qui la relazione ora Mezzano, Ronaldo, di lui sempre Stafico, dell'uomini, recupera il francese, pone, riceve Mezzano, verticale per Ronaldo, sempre su di lui Stafico, Berti, Ronaldo, di prima per, muove ora Ronaldo, spostato sulla sinistra, yes. Ronaldo, punta all'uomo Ronaldo, però c'è il raddoppio di brasiliana in oriente,
qualche giorno di riposo a Barcellona per Ronaldo per assaggiare le condizioni. Attenzione, l'assist di Recoba, provvidenziale, il tocco di Mascheretti, ma ancora Ronaldo, la sua progressione, tocco, recupera Sartor, Ronaldo, sempre tre giocatori su di lui, parte Zanetti, Ronaldo prova ad andare via, ottima la conclusione del brasiliano che ha servito Recoba, rivediamo, quello qui entrato in area, altruista, appoggio per Recoba, però viene anticipato, verticale per Ronaldo, tocco per Bey, Sartor, Ronaldo ha qualche spazio, parte in progressione il brasiliano, prova ad andare via Mascheretti e Zanetti che anticipa, al centro Ronaldo, tocco per Coe, Berti, l'appoggio tica, bordo campo di Gigi Simoni, tanto la progressione di Ronaldo, attenzione ancora Ronaldo, prova ad andare via Ronaldo, viene anticipato da Barbini, a te Giuseppe. Sì, guarda, Simoni continua a parlare con i suoi giocatori, è molto più tranquillo adesso che nel primo tempo, anche perché l'Inter ha trovato una sua quadratura, sicuramente meglio adesso che non nel primo tempo, e quindi continua a spiegare ai suoi giocatori i movimenti che devono fare in campo. Il calabrese ci segnala da bordo campo un'altra sostituzione per il Pisa, chi entra calabrese? Rabaroni al posto di Stafico. Ecco, poi visto che Stafico è stato il marcatore, fare i tagli in profondità come adesso per esempio è molto rapido e è difficile levargli la palla. Come si marca? È difficile cercare. Sale Sartor, ora Ronaldo, contrastato questa volta da Mascheretti, Sabatini, Andreini, Sartor, Ronaldo, parte Ronaldo, la sua accelerazione, entra in area Ronaldo, la sua conclusione, Schiaffino manda il poveroso anche per Schiaffino, tanto in mezzo Tarantino, colpo di testa di Ronaldo, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Schiaffino, e vediamo il cross di Tarantino, questa è la seconda azione, il colpo di testa di Ronaldo, pallone che sfiora il palo. Chiude la partita, 2-0 per l'Inter, a te la linea Simoni, una valutazione di questa partita.